Oggi faremo insieme la frolla al cacao. Ciao amici, benvenuti nella cucina di un re. Io sono Raquel. Sì, oggi voglio condividere con voi la ricetta di questi fantastici biscottini. Vi farò vedere come, con un unico impasto, potremmo farne vari tipi. Il video, come sempre, sarà pieno zeppo di consigli per non fallire mai più. E se mentre lo guardi ti sta piacendo, ricordati di lasciarmi un bel like e commento e di iscriverti al mio canale. Iniziamo dal burro, che è l'ingrediente fondamentale di questa ricetta e lo dobbiamo avere freddo di frigorifero. Io faccio così: per averlo bello fino e fare prima, utilizzo un pelaverdure. Ora aggiungiamo lo zucchero. L'altro consiglio che vi do è quello di prendere una ciotola piuttosto piccola e alta, perché quando inizieremo ad azionare la nostra frusta elettrica si spiattellerà tutto il composto sui bordi. E non vi preoccupate se il composto è piuttosto granuloso, mano a mano aggiungendo le uova inizierà a legare. Aiutiamoci anche con un tarocco ed iniziamo ad inglobare le uova, una alla volta, lavorandola ed inglobando la seconda solo quando la prima sarà incorporata bene. Questo procedimento potete farlo benissimo anche in planetaria, ad una velocità medio-bassa. Non appena il nostro composto è ben omogeneo, iniziamo ad incorporare anche le polveri, setacciate sempre in due riprese. Aggiungiamo anche il cacao setacciato. Dopodiché trasferiamo tutto sulla tavola ed iniziamo a compattare in questo modo con le mani, senza lavorarlo troppo, su un foglio di carta forno. Copriamolo con un secondo foglio di carta forno e con il mattarello andiamo a stenderlo in uno spessore medio. Ora facciamo il passaggio in frigo, che è obbligatorio per gli impasti a base di burro. È un po' come per tutte le frolle, questo perché il burro in frigo prenderà una consistenza più solida e permetterà al nostro impasto di diventare più rigido e di lavorarlo meglio. Infatti, dopo trascorso il tempo di riposo, potremo notare che la nostra frolla è più dura. Ora muniamoci di una teglia con carta forno, delle nostre formine preferite, ed iniziamo a formare i biscotti. I ritagli di frolla mettiamoli da parte, vi spiegherò ora come riutilizzarli nel modo più giusto. Per i biscotti a figura piena li lasciamo così, quelli invece ad occhio di bue vi consiglio sempre di tagliare il foro centrale direttamente sulla teglia, in modo che con il trasporto non si deformino. Prima teglia pronta. Ora, i ritagli dei biscotti non vanno mai rimpastati perché altrimenti diventerebbe l'impasto troppo duro, ma li ricompattiamo insieme così, formiamo un panetto e di nuovo lo ristendiamo con il mattarello. Se c'è bisogno, facciamo fare di nuovo il passaggio in frigo, soprattutto se questo procedimento lo stiamo facendo in una stagione piuttosto calda. Continuiamo quindi con le forme, così vedrete non sprecherete nemmeno un grammo della vostra frolla. Nel frattempo i primi biscotti sono cotti, eccoli qua. Per quanto riguarda la cottura della frolla al cacao, dobbiamo regolarci così: quando i biscotti si staccheranno dalla carta forno, vorrà dire che sono cotti, non lasciamoli ulteriore tempo, altrimenti si bruciano. Ecco come li ho farciti io. Nel cioccolato fuso, se lo preferite anche quello bianco. Qualcuno lo lasciamo semplice solo con lo zucchero a velo. Bene, è tutto pronto. Allora, ti è piaciuta questa ricetta? Hai visto in poco tempo quanti biscottini abbiamo fatto insieme? Fammi sapere sotto nei commenti quale farcitura preferisci.
Tieni da parte questa ricetta perché è davvero imbattibile e ti farà fare sempre un figurone, te lo assicuro. Bene, siamo arrivati al momento dei saluti. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video. Però ricordatevi che sono tutti i giorni su Instagram e TikTok con tanti video, trucchetti e curiosità. E vi porto con me nelle storie e vi faccio vedere come preparo. Grazie per aver scelto il mio video. Se ti è piaciuto condividilo anche con i tuoi amici. Ed io corro subito a prepararti qualcos'altro di buono.